Pierpaolo Pasolini, Riccetto e la rondinella, da Ragazzi di vita, Garzanti, 1977. Il Tevere trascinava la barca verso Ponte Garibaldi, come una delle cassette di legno delle carcasse che filavano sul pelo della corrente. E sotto Ponte Garibaldi si vedeva l'acqua spumeggiare e vorticare tra le secche e gli scogli dell'isola Tiberina. Una riva era investita dal sole, l'altra era piena di un'ombra grigia e fiacca. Sopra gli scoglietti neri, coperti di due dita di grasso, crescevano sterpaglie e piccoli rovi verdi, e l'acqua qua e là ristagnava, piena di rifiuti che si muovevano appena. Finalmente toccarono la riva, rasentando gli scogli. E siccome lì non c'era quasi corrente, Marcello ce la fece a spingere la barca in su verso Ponte Sisto. Però il remo a mancina così andava a intruppare contro gli scogli e Marcello era tutto occupato a maneggiarlo in modo che non si spezzasse o gli scivolasse via sull'acqua. Ma andiamo in mezzo, perché? Ripeteva Riccetto, senza badare per niente alle sforze di Marcello. Gli piaceva andare al centro del fiume per sentirsi proprio in mezzo all'acqua, al largo, e gli faceva rabbia, calzando appena un po' gli occhi, si vedesse lì a due passi Ponte Sisto grigio contro lo specchio sbarbagliante dell'acqua, il Gianicolo, il cumulone di San Pietro, grosso e bianco, come un nuvolone. Arrivarono piano piano sotto Ponte Sisto. Lì, sotto il pilone di destra, il fiume si allargava e stagnava, profondo, verde e sporco. Siccome in quel punto non c'era pericolo di essere portati via dalla corrente, Agnolo volle provare a remare lui. Ma col cavolo che ce la faceva! I remi sbattevano in aria oppure colpivano l'acqua, facendo certi schizzi che riempivano tutta la barca. Ma vaffanculo! Gridava il Riccetto indignato, mentre Marcello, morto di stanchezza, s'era sbragato lungo sulle due dita d'acqua tiepida che empiva lo scafo. Vedendo Agnolo che si sdrenava per niente, due ragazzini scesi giù a pescare con una canna dalla scaletta dalla parte del fontanone, cominciarono a sfotterlo e a ridere fra di loro. E Agnolo, col fiatone, urlò: Ma che volete da me? Quelli se ne stettero un po' zitti e poi: Ma chi t'ha imparato a remare? Ma non lo vede che fai ride pure i muri? Intanto continuava a sdrenarsi e a remare senza che la barca andasse avanti di un centimetro. Sull'altro pilone a sinistra ce n'erano altri di fide una buona donna. Stavano distesi tra le scanalature della pietra come lucertoloni a prendersi il sole mezzo appennicati. Le grida dei ragazzini li risvegliarono. S'alzarono in piedi tutti bianchi di polvere, si radunarono sull'orlo del pilone verso la barca. A barca noi! Uno gridava. Aspettateci! Ma mo che vuole quello? Fece insospettito il Riccetto. Un secondo s'arrampicò per gli anelli fino a metà pilone e con un urlo fece il capo sotto e gli altri si tuffarono da dove si trovavano e tutti cominciarono a attraversare nuotando a mezzo braccetto il fiume. Dopo pochi minuti erano lì, coi capelli sugli occhi, le facce paragule e le mani strette ai bordi della barca. Che volete? Fece Marcello. Veni in barca, fecero quelli. Perché? Non scevoresti? Erano tutti più grossi e gli altri si dovettero tenere la cica. Salirono. Senza perdere tempo, uno disse ad Agnolo: Da, e gli prese i remi. Andiamo di là del ponte, aggiunse, guardando fisso Agnolo negli occhi come per dirgli: Ti va bene? E andiamo di là del ponte, disse Agnolo. Subito quello si mise a remare a tutta gallara. Sotto il pilone la corrente era forte, la barca era carica. Per fare quei pochi metri ci vuole più di un quarto d'ora. Il Riccetto continuava a starsene disteso, senza dar retta ai nuovi venuti, ammusato
sul fondo allagato della barca, con la testa appena fuori dal bordo, e continuava sempre a far finta di essere al largo, fuori dalla vista della terraferma. «Eccoli, pirata!» gridava con le mani in muto sulla sua vecchia faccia di ladro uno dei trastiverini, in piedi, in pizzo alla barca. Gli altri continuavano scatenati a cantare. A un tratto, il Riccetto si rivoltò su un gomito per osservare meglio qualcosa che aveva attratto la sua attenzione sul pelo dell'acqua presso la riva, quasi sotto le arcate di Ponte Sisto. Non riusciva a capire bene che fosse. L'acqua tremolava in quel punto, facendo tanti piccoli cerchi, come se fosse sciacquata da una mano. E difatti, nel centro, vi si scorgeva come un piccolo straccio nero. «Ched è?» disse allora, alzandosi in piedi Riccetto. Tutti guardarono da quella parte, nello specchio d'acqua quasi ferma, sotto l'ultima arcata. «Ma è una rondine! Ma vaffanculo!» disse Marcello. Ce n'erano tante di rondinelle che volavano rasenti muraglioni sotto gli archi del ponte, sul fiume aperto, sfiorando l'acqua con il petto. La corrente aveva ritrascinato un po' la barca indietro e si vide infatti che era proprio una rondinella che stava affogando. Sbatteva le ali, zompava. Il Riccetto era in ginocchioni, sull'orlo della barca, tutto proteso in avanti. «Ah, stronzo, ma non vedi che ci fai rovesciare?» gli disse Agnolo. «Ah, vedi!» gridava il Riccetto. «Affoga!» Quello dei trastevelini che remava restò coi remi alzati sull'acqua e la corrente spingeva piano piano la barca indietro verso il punto dove la rondine si stava sbattendo. Però dopo un po' perdette la pazienza e ricominciò a remare. «Oh, amoro!» gli gridò il Riccetto, puntandogli contro la mano. «Ma chi t'ha detto di remare?» L'altro fece schioccare la lingua con disprezzo. Il più grosso disse: «Ma a te che te frega?» Riccetto guardò verso la rondine, che si agitava ancora a scatti, facendo frullare di botto le ali. Poi, senza dir niente, si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso di lei. Gli altri si misero a gridargli dietro e a ridere, ma quello dei remi continuava a remare controcorrente dalla parte opposta. Il Riccetto si allontanava, trascinato forte dall'acqua. Lo videro che rimpiccioliva, che arrivava a bracciate fin vicino alla rondine, sullo specchio d'acqua stagnante, e che tentava d'acchiapparla. «A Riccetto!» gridava Marcello con quanto fiato aveva in gola. «Ma perché nulla lì?» E il Riccetto dovette sentirlo, perché si udì appena la sua voce che gridava: «Me muncica!» «Di mortacci tua!» gridò ridendo Marcello. Il Riccetto cercava di acchiappare la rondine, che gli scappava sbattendo le ali, e tutti e due ormai erano trascinati verso il pilone dalla corrente che lì sotto si faceva forte e piena di mulinelli. «A Riccetto!» gridarono i compagni della barca. «E lassala perde!» In quel momento il Riccetto si era deciso ad acchiapparla e nuotava con una mano verso la riva. «Torniamo indietro, dai!» disse Marcello a quello che remava. Girarono. Il Riccetto li aspettava, seduto sull'erba sporca della riva, con la rondine tra le mani. «E che l'hai salvata a fa'?» gli disse Marcello. «Era così bello vederla che se moriva!» Il Riccetto non gli rispose subito. «Ma è tutta frascica», disse dopo un po'. «Aspettiamo che s'asciughi». Ci volle poco perché s'asciugasse. Dopo 5 minuti era là, che rivolava tra le compagne, sopra il Tevere. E Riccetto ormai non la distingueva più dalle altre rondini.